Allora, non ricordo da piccola di aver sognato di diventare qualcuno, però avevo fretta di imparare tutte le cose che facevo, come adesso, quindi direi che da grande volevo imparare velocemente tutti, i sogni che mi venivano in testa e sto facendo questo tuttora, gioco con gli strumenti, canto e questo. Penso che volevo diventare una sognatrice. Ecco qua. Adesso che sono grande, continuo a sognare, sto facendo la cantante e è diventata la mia professione da 3 o 4 anni, quindi non faccio questo da sempre. E il lavoro che facevo prima era, io facevo i mercati con il mio papà e devo dire che è stato quello che mi ha aiutato a sognare sempre di più, come facevo da bambina, e ad avere la forza di diventare una cantante, di fare solo questo di professione. È molto difficile. Però adesso faccio questo e non avrei mai pensato di farlo da bambina. Era proprio una cosa a cui non pensavo neanche lontanamente e faccio questo. Sì, diciamo che mi rendo conto di essere veramente felice di quello che faccio quando lo faccio, quando sono sul palco, quando riesco a sentire emozioni veramente forti che mi portano altrove. Nei momenti di vita reale, dove invece rifletto e qualche volta fatico ad arrivare a fine mese, è difficile credere di essere felici di fare questo lavoro, però posso dire di essere felice di farlo, sì. La città di Livorno a me piace tantissimo, sono nata qua e mi piace il carattere verace, scontroso dei livornesi. Io sono cresciuta in un ambiente così, sono cresciuta facendo i mercati, sono cresciuta al mercato, ho odiato le persone che frequentavano il mercato, ma adesso che non faccio più quel lavoro, mi rendo conto di amarle, mi rendo conto che mi hanno insegnato tantissimo quelle persone. Io ho imparato tantissimo da loro ed è grazie a loro se riesco a raccontare quello che provo nelle mie canzoni. Quindi amo profondamente il livornese verace. Ogni tanto sentendo il peso di quelle famose chiacchiere distintivo classiche dei livornesi, però siamo noi, qualche volta lo sono anch'io. Amo stare qui, amo il mare, mi apre la mente e quindi ho un rapporto d'amore enorme. Bella domanda. Perché io ho imparato a guardare molto poco al futuro, soprattutto ultimamente ho imparato a godermi il presente e cercare nella realtà le cose, quindi anche immaginarmi la Livorno del futuro è un po' difficile, però mi è venuta in mente una cosa al volo, ed è come la giostra che crea una bambina in un cartone animato, che non mi ricordo il titolo. C'è questa bambina che con la madre suggerisce a un pupazzo, una scimmia, le giostre che si immagina, cioè inventa delle giostre e questa scimmietta crea queste giostre. Quindi mi immagino di suggerire nell'orecchio al sindaco una nuova giostra e che lui magicamente riesca a fare delle magie in tutti i posti importanti di Livorno, quindi non so, centro, la Fortezza Vecchia, l'ospedale, che riesca a creare,
Lui, una Livorno, no, vabbè, lui, tutti livornesi, però ecco sì, mi immagino di poter suggerire nuovi giochi e nuove giostre per la Livorno del futuro ed essere tutti felici sopra a questi discovolanti che vanno oltre alle giostre, ma insomma questo, dai, un po' di fantasia. La cultura non si ferma. In questo difficilissimo 2020 si è fermata. Io non sono neanche riuscita a reagire per far sì che non si fermasse. Mi sono fermata io per prima perché io mi sento non solo una musicista, una cantante, ma mi sento anche un po' una ristoratrice, mi sento una bambina che va all'asilo, mi sento un po' tutti noi, tutti quelli che si sono fermati. Quindi c'è stato un momento e c'è tuttora il momento in cui fatico ad arrabbiarmi perché la cultura si è fermata. Perché mi rendo conto che la vita si è fermata e questo mi ferisce così tanto che non, soprattutto, ripeto, nel 2020, non sono riuscita a non fermarmi, questo doppio no. Però mi sono resa conto che in quei pochi momenti in cui ce l'ho fatta a reagire e quindi a fare qualche video o qualche concerto in streaming, effettivamente serviva a me stessa, serviva a chi ascoltava, serviva a chi non fa cultura di lavoro, anche se ripeto, per me tutto fa cultura perché è la vita vera, secondo me è la vera forma d'arte. Quindi tutto ciò che si è affermato ha fatto sì che si fermasse la cultura, perché una persona che non riesce a lavorare, di qualsiasi lavoro si tratti, non riesce a seguire la cultura, non riesce ad avere la forza di seguire un progetto, uno spettacolo che comunque non c'era. L'arte comunque fa sognare. E senza sogni, soprattutto in momenti come questi, non si va da nessuna parte mai, ora più che mai. Quindi, la cultura non si ferma, la vita non si deve fermare.